Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraxo e Perfitti e benvenuti finalmente al 50 Stamina Free to Play di Black Goku. Un pochino in ritardo rispetto ai miei tempi, ma finalmente è arrivato il nostro carissimo Trunks, il falso blu, che mi dà abbastanza sicurezza che sia fattibile come 50 Stamina. Volta scorsa non le ho buscate troppo, ero arrivato in fase finale, buscandole relativamente, speriamo vada un po' meglio. Non abbiamo tanta fortuna qui. Ok, ritiro quanto detto. Abbiamo Tao in perma spe. Vabbè, ok, abbiamo capito come andrà la battaglia. Sarà un full stun perenne. Abbiamo addirittura il secondo turno che reputo perma omega. La fase 1 dovrebbe essere ipoteticamente la peggiore. Quando ci becchiamo sto cavolo di Black Tech capace di fare il mondo come danni. La mia speranza è di riuscire bene o male a non subire eccessivi danni. Magari? Speriamo. Non ho messo Goku LR per l'unico motivo che preferisco andare di tanking assoluto. No, 22.000, siamo a 88k di vita. Poteva andare meglio, ma anche molto peggio. Vabbè, stannato. Abbiamo iniziato, ragazzi. Abbiamo iniziato. Perfetto. Intanto rimettono Independence Day il 31. Proprio vogliamo auspicare un buon anno nuovo a tutti. Fantastico. Allora. Andiamo così. La nostra Pan vuole dare una buona strigliata per recuperare quei pochi HP che abbiamo perso. E intanto lo iniziamo a debuffare come non ci fosse un domani. 44, 50.000 danni ci arriviamo? Manco morto. Però ci rifulliamo di un pochino di vita. Vedremo nella prossima fase come andiamo. Omega fa i suoi 200.000 danni puliti. E Lilith picchia. L'importante è il fatto che gli abbiamo ridotto di parecchio le abilità. Ho messo lui per sealarlo, dato che comunque è un sealer free to play STR. L'unico sealer free to play STR. Non è il massimo, ragazzi, però si fa con quello che abbiamo. Sealandolo si è messi bene e ci ricarica, anche se di poco, gli HP ogni volta che colpisce. Schifo del tutto non fa, c'è molto di meglio in giro, ma non voglio beccarmi special. Magari se fallisco queste, quindi noto che è abbastanza inutile, lo cambierò. Ma non penso sia così brutto come PG. Cioè, alla fin fine stiamo resistendo bene. Questo turno penso che lo resistiamo senza alcun problema. Davvero, non ho preoccupazione. Krillin ci servirà probabilmente davvero tra 3 turni. E andiamo. Se lo stagniamo bene, se non lo stagniamo, amen. Non mi pare sia stannato. Andiamo con i 200.000 danni. No, 180. No, invece è stannato, ottimo. Sì. Finché possiamo sealarlo, mettiamo sempre primo il nostro carissimo Dracula. E andiamo. Sono pochissimi, cioè sono 2000 HP di recupero, però 2000-2000 alla fin fine non fa schifo. Ok, la fase 1 la riusciamo a finire no item, direi a sto punto. Non penso sia ancora. Ah, ancora stannato, ok. Stiamo andando in perma stun. Naturalmente ora recupereremo qualche altro HP grazie a Pan e poi lo shottiamo con Omega. Se per caso non si sa come fosse ancora in vita, ci penserà Trunks a eliminarlo. Anche il nuovo HP recuperato. E andiamo di Omega. No, Omega non basta. Allora sarà Trunks falso blu a ucciderlo. Ottimo. Che in realtà si chiama Trunks Rage. Eccoci qua. Fase 2, Black SSR fisica. 4 barre di vita. E qua inizierà a essere abbastanza importante il nostro caro pelatino preferito.
che quindi diventa fisso. Poi lo siliamo perché comunque è un bene silarlo. E Tauro non è più fisso. Vabbè, Tau stannerà ogni tanto, farà i suoi dannini. Naturalmente non ci becchiamo la Black Kamehameha in faccia. Santo Dio, se fa il 20.000 danni a Krilli, ho il terrore di pensare quanti danni sia capace di farci. No, perché 20.000 danni non sono pochi per un fisico, a un tank STR, non sono affatto pochi. Allora, dicevo, 27k non dovrebbero assolutamente farci nulla. Dovremmo riuscire a passarli abbastanza tranquilli in modo da permetterci di usare l'item al prossimo turno. Unendo anche che almeno 50.000 danni i pani glieli deve fare. No. Chiedo. Ah, l'ha stunnato proprio direttamente. Torniamo direttamente a questo turno, non dobbiamo neanche troppo preoccuparci. Sta andando bene, siamo ancora full item, non ci sta andando per niente male. Adesso abbiamo dei ki rossi utilizzabili, forse sì, nel caso Dracula, ecco come dice, no, Dracula può starsene qua. Facciamo così e Trunks non lancia nulla. Facciamo così in modo che qua dovremmo riuscire ad assicurarci Omega. Andiamo. Dracula arriva a 12.000 d'attacco. SA4 tipo Dracula. Ne sia abbastanza inutile, però quello che fa lo fa bene. Adesso 4 ki per Omega. 4 ki per Omega li vedo neri. Li vedo abbastanza neri. Omega a sto turno non ci lancerà la specia. L'avevo preventivato. Cerchiamo di far scendere almeno un po' di ki viola in generale. Vabbè, Omega a sto turno ci tankerà solo come un Cristo. 7.000 danni inesistenti. Ne recupereremo tutti quanti direttamente. Stan. No. Altri danni inesistenti. Andiamo con Tau per un'altra possibilità di stun. Che avviene? Possibilità di stun che avviene adesso. Quindi riandremo del nostro caro Dracula. In quanto sto vedendo quanto Silare ci regala un turno pressappoco di invulnerabilità nei confronti del nostro avversario. Per ora Dracula ci lancia il Dokkan. Vabbè. Cioè. Beh. Vabbè, un corno, ma devo silarlo, cioè. Non cambia molto la vita. Vabbè, 20.000 danni forse. Dracula in Dokkan. Penso che sia la prima volta che si vede su YouTube in generale questo PG in Dokkan mod. Vabbè, non mi tocca più di tanto perché se continua così la partita è vinta, cioè matematicamente vinta. Non riesce a farci abbastanza male, dato tutto lo stun, il seal e le statistiche diminuite che gli facciamo noi, però 21.000 danni davvero fatto il ragazzo, a parte gli scherzi. Ecco, magari adesso sarebbe stato meglio avere. No, vabbè, è silato, cioè non ho paura. Vorrei. Dracula. Dracula. No, non credo che Dracula ce la faccia. Ma è stannato. Non mi ha fatto l'attacco. Ah no, me l'ha fatto e non l'ho notato. Mi sono distratto un secondo che mi ha fatto il primo pugno. Andiamo. Seconda barra via. Siamo a metà vita di questa fase. Ah, è vero, lui lancia la special 8 ki. Danni inesistenti praticamente. Adesso Dracula a sto giro però mi sa che a tutto c'è un limite, no? Perché
per silare dobbiamo metterti ultimo, penso. No, forse non sili comunque, sai. Se non sili. No, che non sili. Che non sono abbastanza orbo. Usiamo il primo item. La cura. Vabbè, non sono così pazzo da provarmi la no item free to play run. Quella è una run da pazzi da provare. Si riesce con i 40 stamina, senza problemi, ti porti team super, lo sfondi, team tech, lo sfondi, però comunque non è una battaglia in cui provare la free to play no item. Benché se sculi un attimo, puoi farlo senza troppi problemi. Black Kamehameha, questa farà male. Questa farà male. Più o meno quanto credevo. Non ci sciotta, ma. Non va bene, eccoci qua. A sto giro però ti faccio così. A sto giro ti butto Omega a tankarti. Va bene una volta, va bene due, ma la terza. Ti butto la roba pesa, no? Così anche nel caso faccia la Kamehameha non dovrebbe essere praticamente in grado di ucciderci. Andiamo, ok, 200.000 danni, siamo all'ultima barra, danni che recupereremo tutti quelli che ci fa in questo turno grazie a Pan. Quindi Pan ormai sapete, la reputo una delle carte free to play meglio utilizzabili nel gioco, dati i link e tutto. Non è stannato. 1, 2, 2 attacchi in fondo. Sacrificassi Krili sarebbe fattibile, no, perché vado a buttarmi il PG in una turnazione che non mi aggrada, cioè obbligherei Krili ad andare per due turni terzo, quindi no, siamo vicini alla terza fase, dobbiamo cercare di andare con criterio, a prescindere non penso sia minimamente in grado di shottarci con doppio attacco a Tao. Almeno credo. E Tao può comunque stannare. Quindi. Infatti. Proprio problemi zero. Non mi ricordavo se avevo o no Shocking Speed Dracula. Una parte di me si ricordava che se Shocking Speed, non so per quale motivo. Fase 2 finita. Come volessi dimostrare, un 50 stamina facile. Non mi ricordo che. Come mai non ce la feci? Ah sì, avevo Quimby Pan, tutto che c'è stato che aveva SA bassa, quindi non lanciava la special 9 key. Non lanciando la special 9 key ad alcuni turni mi ritrovo peso. Vabbè, fase finale, abbiamo Black Goku, 5 barre di vita, 2 milioni. Ok, qua inizia a essere un attimino più seria la faccenda, anche perché iniziamo con lui senza alcun debuff. Quindi lancio il draghetto. Sto preferendo lo Yamane free to play. Peccato per non sprecare Whis, perché altrimenti userei Whis. Iniziamo a debuffarlo. Vuol dire che mi piace il team STR come si è evoluto nel tempo. Non vedo l'ora di metterci dentro Goku LR. Eccolo qua. Eccolo qua. Meno male che ho usato draghetto. Meno male che ho usato draghetto, in cui vediamo che non ci causa danno. Assolutamente siamo immuni ai suoi danni finché colpirà Krillin Omega. Abbiamo anche gli altri. In realtà anche agli altri non fa praticamente danno. Omega. Ma Omega senza neanche fiatare. Lo stun viene dopo. Pan potrebbe subire tanti di quei danni da Black che la metà basta, mentre Omega con draghetto dubito subisca danni. Infatti, in questo turno recuperiamo tanti di quegli HP in confronto al HP persi che la metà basta. Andiamo, ok, fa in media 172, quindi mezza barra a lancio. Mezza barra a lancio poteva andare meglio, vuol dire comunque 10 turni in media per riuscire ad ucciderti. Oddio, no, 20 turni. La battaglia è leggermente più lunga del previsto. Questa battaglia continua sempre.
stannato, manco a chiederlo per sbaglio, ma non è una preoccupazione troppo grande, in quanto ora noi gli diminuiamo le difese, lo ossiliamo, cosa molto importante, e poi semplicemente facciamo in modo di tenergli l'attacco più basso possibile. L'inclusione delle difese non aumenterà eccessivamente i danni, ma è sempre un qualcosa di interessante. Lui naturalmente ci ributta la special contro Krilli e sto giro ci dovrebbe far danno, 21.000. Quindi sappiamo che una special contro sto team, contro un cattivo, farà sui 45.000. Buona a sapersi. Ora le buscheremo leggermente, infatti 20.000 danni. Ma non sono minimamente preoccupato, perché adesso noi abbiamo sempre Omega, seguito da Pan. Queste orb non le si tocca e lanciamo la special con Trunks. Non tocco le orb semplicemente per sealarlo il prossimo turno, in cambio di un oggetto. Facilità estrema. Il team STR free to play, finché non c'è un Freezer nell'air utilizzabile, lo reputo tra i peggiori insieme al... No, ormai insieme anche al fisico e all'AGL. Team Int free to play è gigantesco, il Team Tech free to play è immenso, ma il team STR manca di roba buona. Il team AGL è peggio. Il team AGL non ne parliamo, non è neanche un sealer free to play. Quindi figurati. Ottimo. Reggiamo quasi sicuramente, direi a sto punto. Oddio, reggiamo di poco, ma reggiamo. Dovremmo reggere, cioè, vedo di, anche perché recuperiamo pochi, ma recuperiamo HP. Tre attacchi non special di Black non dovrebbero far più di 15.000 danni a Krillin. Mi romperebbe dover resettare in questo momento, essere sincero. No, ok, ho calcolato perfettamente. Stasera ci vediamo questo? O l'hai già visto? Ok, poi scegli con Ciaccia la lingua. Adesso, volente o nolente, ci tocca usare un item. Però siamo messi bene, abbiamo usato due item abbastanza facilmente. Non è un 50 stamina difficile, assolutamente. Non mi spiego davvero come abbia fatto a non batterlo alla prima uscita, perché comunque, boh, non mi ricordo neanche, ragazzi, il perché non lo battei alla prima uscita. Ho avuto qualche motivo perché lo provai e persi, mi ricordo. Persi in questa fase, ma per come sto vedendo che sta andando questa run. Boh, questo non è neanche un Omega strapompato, ragazzi. Cioè, io ho un Omega strapompato tra gli amici, un Omega che è Cristo sceso in terra, minimo con un doppione, tipo il mio Gotenks. Però questo è un Omega normalissimo, SA10. Cioè, davvero, davvero normalissimo. Qua non subiamo nulla. Quindi, boh. Ciao, Trunks non sta facendo nulla, quindi non è Trunks ad aver dato una marcia in più al team. Gli altri, figuratevi se gli ho dato Ability Charge, quindi davvero. Sono abbastanza confuso sul come mai alla prima uscita non riuscì a farlo free to play. Vabbè, l'importante è averlo portato, così manca... Oddio. Dicevo, così manca Trunks, che in realtà l'ho fatto. In realtà Trunks l'ho fatto, solo devo riuscire a rifarlo in video. Devo trovare su Instagram il team con cui ho usato. L'ho anche modificato quel team perché quel team ho sculato per vincere. Però arrivo sempre all'ultima fase. Poi c'ho. Ah, Veget Blue ancora, non lo provo neanche. Scusate, ma mi sono accorto che spazio, c'era lo spazio completo. Ora c'è ancora, ma ho collegato in modo che si annullasse. Dicevamo, davvero non mi spiego come abbia fatto a non batterlo, davvero di una facilità abnorme. Cioè. Allora. Vediamo un pochino. Danni non esistono davvero. Mai, neanche lo stun serve, cioè,
Staniamo bene, ma se non staniamo non cambia. Perché lui non riesce a farci danno. Noi siamo troppo superiori in quantitativo di debuff e comunque stannato. Quindi anche questa. Non penso che il nostro caro Dracula sia in grado. Buttandolo qua, però sì. Però me ne frego, lo tengo seconda posizione, non stanno. Semplicemente perché tanto. Cioè, ok, potrebbe lanciarmi una special, ma con 43k, tutti i debuff che si becca, Omega che tanca. Quindi Punk Rekka è difficile. È possibile, ma è difficile che ci ammazzi. Continuo a pensare che è difficile che ci ammazzi con 43k. Sì, perché ci va in Dokkan Omega. E a suo giro il Dokkan è leggermente più pesante. Incarichiamoci un pochino d'HP grazie a Quimby Pan. Ok, e poi semplice. Invece fa 3000 danni, vuol dire che più o meno ce ne fa 25.000. Recupero di Pan. Oddio, potrebbe lanciarci la special a Pan anche. Però prima dobbiamo vedere cosa cavolo esce dalla Dokkan di Omega SA10. Perché potrebbe non uscire bene Black. Non morto assolutamente, ha una barra e mezzo di vita. Ma potrebbe non uscire assolutamente bene. E infatti, una barra è andata via. Sto qua potrebbe lanciarci la special su Panna. Su Panna non so dirvi se riusciamo a reggerla o no. Ah no, vabbè, non ci prendiamo neanche il problema allora. Proprio sono io che mi faccio problemi inutili. Bentornata, hai preso gli hamburger? Va bene, abbassate un po' il volume. Certo. Ed eccoci qua che finiamo. Chiuso. Come ho detto, oltre il fatto che Dracula è salito di infiniti livelli. Finito. E con questo ci si vede al prossimo video che non ho idea di quale sarà. Ciao ciao.